In the town where I was born. Il sottomarino giallo che a colpi di musica e immaginazione salva il mondo dalla tristezza e dall'oppressione si appresta a salpare di nuovo. A 50 anni dalla sua uscita, Yellow Submarine, capolavoro di animazione con protagonisti i Beatles, tornerà restaurato nei cinema britannici per una notte, quella dell'8 luglio prossimo, che già si preannuncia storica. Quella del sottomarino giallo è la metafora dell'epopea musicale dei quattro di Liverpool. In 10 anni di attività attraverso tutti i generi del pop, con sperimentazioni che sbalordiscono tuttora, hanno veramente salvato il mondo dal grigiore e dalla monotonia. Capolavori come Ticket to Ride, Help, Come Together, Get Back, O You Need This Love, Yesterday e tanti, tantissimi altri hanno rivoluzionato la musica leggera e si sono imposti come modelli a cui tanti musicisti fanno riferimento ancora oggi. Ma hanno anche rivoluzionato il concetto di musicista, innanzitutto esprimendo la loro curiosità verso tutti gli ambiti artistici e umani, cambiando in continuazione, cercando strade sempre diverse, e poi decidendo di porre fine alla loro unione nel momento in cui la ritenevano esaurita. Il messaggio è chiaro: il rispetto dell'arte viene prima di fama e denaro. Hanno anche rivoluzionato l'Inghilterra, incoronandola al regno universale della musica leggera. Per i milioni di fans dei Fab Four, l'appuntamento è il 17 aprile, quando verranno messi in vendita i biglietti e sicuramente andranno a ruba in poche ore. E per chi non riuscirà ad esserci, basterà riaccendere il vecchio stereo, spolverare il vecchio vinile e lasciarsi rapire da suoni e colori.